Due episodi hanno movimentato la mattinata dell'Interland senigallese. Il primo ha coinvolto l'ufficio postale di Montemarciano, dove due malviventi all'orario d'apertura, sotto la minaccia di una pistola, rivelatasi giocattolo, hanno intimato agli impiegati la consegna del denaro. Visto l'impossibilità di prenderlo, causa i sistemi di sicurezza, i due si sono dovuti accontentare di un magro bottino, della somma di 150 euro. Altri due malviventi, a pochi chilometri di distanza, presso la banca Carifac di Casine d'Ostra, hanno tentato un colpo andato a vuoto, grazie alla prontezza di spirito dell'impiegato che ha bloccato in tempo la porta d'ingresso. Subito dopo, lungo la strada arcivese, è stata ritrovata abbandonata l'auto usata dai rapinatori. Le indagini sono condotte in entrambi i casi dai carabinieri, coordinati dalla compagnia di Senigallia.